Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di Quando sarai più grande, capirai di Virginie Grimaldi, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Ci troviamo davanti ad un romanzo particolare. Conosceremo Giulia, una psicologa trentenne che vive e lavora a Parigi, con una vita pressoché normale, tranquilla e a suo modo perfetta. Ha un fidanzato, una famiglia lontana, a cui vuole molto bene, al suo lavoro come psicologa, ma tutto cambia improvvisamente quando riceve una chiamata dalla madre che la informa che il padre è morto improvvisamente. Da lì inizia piano piano a crollare tutto il suo mondo, innanzitutto gli affetti, inizia a capire che sul suo fidanzato non può contare davvero, quindi inizia ad allontanarsi da tutto e da tutti, fino a non trovare più un punto di riferimento. Per poter cambiare questa situazione, decide di accettare un incarico di lavoro al di fuori di Parigi, in un piccolo paesino, per una sostituzione di maternità di un anno a un centro per anziani, alla casa di riposo L'Età Merici. In realtà, in questo modo decide di affrontare quelle che sono le sue paure più grandi, ovvero la vecchiaia e la morte. Sono due cose che la terrorizzano. Insieme a tutto lo stravolgimento della sua vita, decide di voler affrontare questa situazione. E quello che in realtà non si aspetta è di trovare una nuova famiglia, perché all'interno di questa casa di riposo scoprirà tanti amici, un corollario di anziani che in realtà le faranno vivere un anno pieno di avventure e di risate, ma anche di lacrime e di rinascita, un libro dove le riflessioni abbondano, riflessioni non tanto su l'anzianità, ma sul vivere appieno la propria vita. Una delle cose che si apprendono maggiormente dalla lettura di queste pagine è quella di un grande consiglio: abbandonare la paura perché non sia lei a guidare la nostra vita. Un'altra è questa perla, insomma, che permea questo romanzo, che ha delle premesse effettivamente tragiche, ma che riporta sui binari Giulia, così come anche il lettore, ovvero che bisogna concentrarsi sul presente, sulla felicità che ci è a portata di mano. E questa è davvero una riflessione interessante sia per Giulia che per ognuno di noi alla lettura, dove spesso cerchiamo obiettivi futuri molto lontani, nel frattempo soffriamo terribilmente. Bene, bisogna certo avere obiettivi lontani e futuri, ma anche godersi quotidianamente le piccole felicità che capitano. Un romanzo scritto in maniera estremamente ironica, in prima persona, da Giulia, che è un personaggio molto particolare perché ha anche una vena frizzante, ironica, divertente, dissacrante, in questo romanzo scritto come fosse un diario, ma senza essere scandito con i giorni e gli orari, classico appunto dei diari. Un romanzo divertente, riflessivo allo stesso tempo, che ci sentiamo di consigliare. Quando sarai più grande, capirai, di Virginie Grimaldi, pubblicato dalla casa editrice Mondadori. E con questo consiglio per oggi è tutto, appuntamento alle prossime edizioni.